Turi rappresenta, in realtà è un, io mi sono ispirato a un cane reale che vive nel quartiere, vicino alla scuola, il laboratorio dove abbiamo noi realizzato queste opere. È un cane storico, nel senso che tuttora è vivente, è storico perché comunque è il figlio di suo padre, che lo chiamavano Turi pure, e lo definivano un cristiano. Perché? Perché gli mancava la parola, cioè era un cane buonissimo, accudito da... E la cosa particolare, bella, il destino, che il padre, una volta che non è andato via, non c'era più, è rimasto suo figlio, Turi. E un giorno, camminando con Antonio Paresti, passeggiando così, vedendo i luoghi dove doveva nascere tutta questa grande opera, parlando, abbiamo visto sto cane che ha rincorso Antonio, scodinzolando, a fargli le feste. E lì mi è scattata questa idea, ho detto, ma perché? Cioè, questo cane... E mi ha raccontato Antonio un po' la storia di questo cane, Antonio Paresti. E lì mi è venuta un po', si è accesa la lampadina, nel senso che ho pensato, perché no anche Turi dentro le nostre opere? E Antonio gli è piaciuta l'idea e mi disse, fai qualche schizzo, qualcosa, vediamo come possiamo impostare Turi. E così ho fatto i primi disegni, l'ho presentato ad Antonio, gli sono piaciuti e così è nato Turi, il cane di quartiere di Librino. Fa parte di questo grande progetto fatto da Presti, è stata un'esperienza fantastica. Sotto il punto di vista lavorativo altrettanto fantastica, perché comunque siamo stati sempre una famiglia. E poi avere il contatto con le scuole, con gli alunni che ci venivano a osservare mentre lavoravamo, è stata un'esperienza stupenda, molto, molto edificante, ecco. È emozionantissimo, è un qualche cosa che veramente penso che oggi dovrò, oggi è per me un giorno speciale.